Allora, Tommaso, è un piacere per me fare questa bella conversazione con te. Sei quasi la storia della fotografia. Ti definisci un fotografo da sempre e in effetti sei un figlio d'arte. Certo, sono un figlio d'arte a tutti gli effetti perché mio padre era un fotografo e poi c'era uno zio molto bravo che pure lui faceva il fotografo che, a differenza di mio padre che era rimasto a Paese, questo paese si chiama Serzale, in provincia di Catanzaro, un paese bellissimo, devo dire proprio ai piedi della Sila. E quindi io facevo fotografie assieme a mio padre, anche se avevo pochissimi anni, devo dire, perché ho cominciato a lavorare nello studio fotografico a 13 anni. E quindi facevamo fotografie là, mio padre soprattutto era molto apprezzato. Che tipo di Ma fotografie ovviamente le faceva? fotografie che si potevano fare allora, no? Le fotografie dei matrimoni, le fotografie per tessera, poi all'epoca non era come adesso che tutti quanti c'erano una macchina fotografica, quindi ogni occasione era buona per farsi fare le fotografie dal fotografo, anche i battesimi, addirittura alcuni funerali. Carnevale. Sì, vabbè, cioè, a parte le comunioni, insomma, questo genere di fotografia era. Io ho cominciato con lui facendo questa roba qua. E che ricordi della tua infanzia che deve essere stata molto felice? Sì, in effetti sì, perché a parte il fatto che eravamo una famiglia molto unita, però io c'avevo tanti amici ovviamente, no? Con i quali ero molto legato e ancora adesso io fortunatamente conservo tutti gli amici d'infanzia e ci vediamo molto spesso. Quanti eravate in famiglia? In famiglia eravamo quattro figli, due maschi e due femmine. Una cosa che mi ricordo, ed è una cosa molto curiosa, mio padre comprò all'epoca una lampretta. Erano queste motorette dove c'era una gomma di scorta attaccata dietro, no? E noi tutti e sei, no, eravamo in cinque ancora. E mio padre ci scorrazzava su questa lampretta, io seduto sulla ruota di scorta, poi c'era mia madre, una mia sorella, lui e mio fratello più piccolo che stava davanti. Infatti tutti ci prendevano in giro e conservo parecchie fotografie. Questa è un'immagine di felicità assoluta, Sì, questa, di assolutamente, armonia familiare anche. Poi a un certo. certo punto hai deciso di trasferirti a Roma. Sì, però vorrei tornare ancora un pochino indietro ai tempi di Serzale, ai tempi dell'infanzia. Dunque, io ho acquisito da subito una certa conoscenza cinematografica, perché assieme ad altri due soci, mio padre aveva il cinema del paese, che era un cinema molto importante, anche perché era l'unico nel circondario. Si chiamava Cinema Aurora, che ha fatto veramente la storia del paese. E siccome mio padre faceva l'operatore di proiezione, io aiutavo lui ovviamente, e quindi di solito si facevano due proiezioni al giorno, lui faceva la prima e io facevo la seconda. Quindi ho imparato quasi a memoria tutti i film dell'epoca, i film di Cappespada, Totò e via dicendo. Quindi praticamente hai avuto una doppia formazione, da una parte la fotografia vera e propria, anche poi le immagini cinematografiche attraverso questo mestiere appunto che Ah, faceva sì, tuo padre. però era una cosa ancora incomprensibile per me oggi, è che non so per quale motivo mi era venuta la mania del teatro, pur non avendo mai visto uno spettacolo teatrale dal vivo, no? Perché all'epoca non si poteva, non si viaggiava tanto. Appunto, questa mania del teatro, tant'è vero che tutte le mie letture dell'epoca erano incentrate sul teatro. Quindi mi facevo venire dei libri teatrali da una casa editrice di Milano, mi ricordo, no? Ovviamente i titoli che potevo conoscere allora, tipo La Locandiera, Amleto e via dicendo. È un vizio che ho conservato ancora oggi, leggere soltanto libri di teatro. È strano perché la formazione era più diretta verso la fotografia del cinema, no? Certo, Poi è diventata fotografia. sì, appunto per questo E quindi a un dicevo. certo punto hai deciso di trasferirti E a Roma. allora, siccome io volevo fare appunto, come dire, disturbato, tra virgolette, proprio da questi libri di teatro, da subito volevo fare proprio il fotografo di scena teatrale.
E quindi non appena mi si è data l'occasione mi sono trasferito a Roma, l'unico posto al mondo dove secondo me si poteva fare questo lavoro, perché a Roma, soprattutto all'epoca, c'era il cinema, c'era il teatro, c'era un fermento culturale incredibile, parlo della fine degli anni 60. E quindi sono venuto a Roma dove come prima cosa, siccome non mi conosceva nessuno e nessuno conoscevo nessuno, come prima cosa per sostentarmi ho messo un laboratorio di sviluppo e stampa aperto a tutti quanti. E quindi sono partito da là e durante il giorno stavo nel laboratorio, che fortunatamente ha subito preso piede, e poi la sera mi aggiravo nei teatri di Roma con la macchina fotografica nascosta sotto la giacca cercando di capire qualche immagine. Ovviamente dopo due o tre scatti mi mettevano alla porta, perché non si può fotografare durante la rappresentazione teatrale per non disturbare gli attori e disturbare gli spettatori. E quindi diciamo che questo modo di fotografare, cioè di fotografare di nascosto, quindi senza interrompere il corso naturale della recita, mi ha aiutato tantissimo, perché con questo sistema diciamo che ho inventato sempre, tra virgolette, la fotografia dinamica, no? Fotografie che quando mi venivano bene io cercavo di far avere le dirette interessate ai registi, agli attori, no? E devo dire che questa è stata la mia fortuna, perché queste fotografie hanno proprio trovato un consenso unanime tra quelli che le vedevano. E quindi poi da lì è partito tutto quanto. Nelle cantine romane, in questi anni di grande fervore artistico-culturale, hai incontrato dei personaggi importantissimi, da Carmelo Bene a Sepe, a Mario Ricci, Vasilicò, Giuliano Vasilicò, e quelli che poi, Mimè Perlini, quelli che hanno fatto proprio l'avanguardia teatrale in Italia, che è un periodo molto importante non solo da un punto di vista teatrale ma anche letterario, artistico, eccetera. E tu sei entrato anche subito in amicizia con questi personaggi? Allora, siccome ovviamente, come dicevo prima, non mi conosceva nessuno e io non conoscevo nessuno, mi erano abbastanza preclusi i teatri cosiddetti ufficiali. Però ho trovato un terreno fertile nelle cosiddette cantine romane, no? dove operavano tutti questi personaggi straordinari. Ma non solo, ho trovato che loro facevano un tipo di teatro completamente diverso, un teatro veramente nuovo, che era quello che volevo io, no? E applicare il mio genere fotografico a questo genere di teatro, secondo me, è stata veramente una cosa fantastica. Sì, è stata una ricerca comparata, da un certo punto di vista, la tua fotografia, dall'altro invece tutti i linguaggi teatrali che sperimentavamo. Quindi in queste cantine era più facile entrare per me, no? E allora diciamo che ho cominciato là, conoscendo appunto Mario Ricci, Carmelo Bene, Vasilicò, appunto Giancarlo Nanni, Giancarlo Sepe, insomma, conosciuto tutti, c'era un fermento culturale, artistico all'epoca. Il fatto che in alcuni teatri non c'era il palcoscenico e gli spazi erano ristretti, era un limite per noi? No, non era un limite, anzi era un vantaggio, perché appunto disponendo di un'attrezzatura adeguata all'epoca, in quel modo potevo avvicinarmi molto di più agli attori. E quindi, a parte il fatto che io già proprio come concetto mi piace molto di più non il palcoscenico all'italiana, diciamo, ma io poi voglio sempre essere anche da semplice spettatore, no? A stretto contatto con gli attori. Gli attori, anche perché sei molto socievole di carattere e quindi poi lo trasmetti anche nella fotografia. L'esperienza del Folk Studio di Via Garibaldi? Quella è stata un'altra esperienza veramente fondamentale per me. Era una cantina anche qui? Era una specie di localetto, ma piccolo, tutto fumoso, dove la cosa che mi è rimasta ancora oggi era l'odore di questo vino
mescevano soltanto del vino cotto, diciamo, no? Perché non c'era nemmeno il bar, quindi c'era uno che vicino proprio al tavolino della biglietteria mesceva questo vino, no? Quindi tu bevevi, e c'era questo odore pregnante proprio che ancora c'è nelle narici, e quella è stata veramente un'altra esperienza fondamentale, perché dal Folk Studio sono passati tutti i più grandi artisti mondiali. Io mi ricordo che è passato una volta, io non l'ho visto, addirittura Bob Dylan, che ancora non era un Bob Dylan da adesso, no? Ha suonato pure là, ma mi ricordo Antonello Venditti, mi ricordo... Ecco, poi io, siccome sono un patito del jazz, all'epoca Folk Studio era molto frequentato da jazzisti di vario genere, mi ricordo Mario Schiano, Romano Mussolini, certo, sì, e via dicendo. Proprio certo, via dicendo. Ma hai conosciuto pure, per quanto riguarda il teatro, Charles Marowitz? L'ho conosciuto quello in un'altra occasione, perché poi piano piano sono diventato amico addirittura di un genio assoluto del teatro, un traduttore fantastico, cioè nonché critico, si chiamava Gerardo Guerrieri. Gerardo Guerrieri ha avuto l'intenzione, parlo degli anni 70, e la possibilità di creare una specie di festival teatrale che si chiamava Premio Roma. Col Premio Roma lui è riuscito a far venire da tutto il mondo il migliore teatro, sia dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Spagna, insomma da tutto il mondo. Io là ho conosciuto tutti questi grandi personaggi, a cominciare da Jean-Louis Barrault, a Marowitz proprio, a Savary, che posso dire, ma... Cioè, la tua esperienza fotografica improvvisamente è diventata internazionale. Certo, sì, anche perché appunto ho avuto la possibilità tramite il Premio Roma, grazie a Gerardo Guerrieri e Anna Daberloff, di fotografare tutto questo teatro. Gerardo Guerrieri che tipo di carattere aveva? Ah, era una persona fantastica, a parte il livello culturale, che secondo me era inarrivabile ancora oggi, no? Ma era una persona straordinaria, perché c'aveva sempre questo sorriso sulle labbra. Poi con me siamo entrati subito in sintonia, perché lui era un appassionato di fotografia, quindi girava sempre con questa Rolleiflex attaccata al corno, no? E me lo trovavo, quando io scattavo le fotografie me lo trovavo sempre dietro, che cercava di dice, ma che tempo di esposizione hai usato, che diaframma, insomma lui cercava di assimilare la tecnica fotografica. Ma poi l'hai reso eterno con uno scatto oppure no? Sì, abbastanza, certo, sì. A parte il fatto che appunto conservo con molto affetto le fotografie del Premio Roma, perché un'esperienza veramente per me inarrivabile. Poi sei entrato nel teatro ufficiale con tutti i grandi nomi del teatro. Sì, poi piano piano ovviamente ho allargato il campo d'azione, non soltanto le cantine, non soltanto l'Avanguardia, ma anche il teatro ufficiale. E mi ricordo, anzi non potrò mai scordare, proprio l'ingresso ufficiale nel teatro ufficiale, perché col sistema delle fotografie di nascosto, mi ricordo che feci delle fotografie a uno spettacolo di Peppino De Filippo. Quindi poi gliel'ho fatta avere a casa, e lui, quando ha ricevuto questa fotografia, mi ha telefonato, siccome io mettevo tutti quanti i riferimenti ovviamente, no? Mi ha telefonato tenendomi oltre mezz'ora al telefono, facendomi i complimenti, dicendo che non aveva mai avuto fotografie di quel genere. E quindi poi lo spettacolo successivo praticamente ha commissionato il servizio fotografico, il primo servizio fotografico commissionato. Ah, proprio con il certo, sì, poi ha lavorato anche con Eduardo. Ho conosciuto Eduardo, poi ecco un altro incontro veramente fondamentale per la mia carriera è stata la Compagnia dei Giovani, che ho conosciuto Romolo Valli, ho conosciuto Giorgio De Lullo. E loro, devo dire che pure loro mi hanno dato fiducia subito, quindi ho cominciato col fotografare, cioè la Compagnia dei Giovani era proprio alla fine, però ho cominciato col fotografare Romolo Valli e gli spettacoli di Giorgio De Lullo. Senti, da un punto di vista caratteriale e professionale, no? Che differenza hai notato come fotografo tra Edoardo De Filippo e Peppino De Filippo?
Ma oddio, secondo me ci avevano un carattere simile. Per questo hanno litigato. Ma certo, sì. No, anche perché dai, Filippo è stato un genio assoluto, perché mentre Eduardo, vabbè, fermo restando che è uno dei migliori commediografi al mondo, aveva questa, come dire, questa faccia che era veramente di una fotogenia assoluta, ma Peppino De Filippo ha fatto tutto. Ha fatto cinema, ha fatto televisione. Ma poi aveva una capacità di invenzione sui personaggi. Certo. Quindi poi hai conosciuto tutti i grandissimi, da Albertazzi a Gassman, Carmelo Pena, la Morricone, Maria Angela Melato, con la quale ero veramente legato da una profonda amicizia, anche al di fuori del palcoscenico, a Gabriele Lavia, Ero Spagna, insomma tutti, io ritengo di aver fotografato veramente tutti nel teatro italiano, dagli attori carismatici fino, siccome a me piace tantissimo anche, forse soprattutto il teatro moderno, e sono molto attratto dai giovani, quindi io faccio quasi tutti i saggi dell'Accademia Silvio D'Amico e vado a fotografare anche le compagnie minori e meno. Tu sei stato anche fotografo ufficiale del Festival di Spoleto, sì, Benevento, per tanti anni, sì, quando ancora la fotografia era fondamentale. Praticamente come si svolgono i tuoi servizi fotografici sulla scena, cioè quando? Perché lì c'è poi un incontro, diciamo, del linguaggio fotografico con una serie di linguaggio, quindi un rapporto plurilinguistico all'interno poi dello scatto fotografico sul palcoscenico, no? Come si svolge praticamente? Si svolge, allora, io siccome sono un po' maniaco e maniacale per questo lavoro, io prima di affrontare il servizio fotografico vero e proprio mi documento su tutto per quanto riguarda lo spettacolo, quindi leggo il testo, leggo i copioni, parlo col regista, parlo col datore luci, parlo con gli attori, perché è assolutamente fondamentale conoscere gli attori. Quindi entri fisicamente e mentalmente, certo, nello spettacolo prima di affrontare, ovviamente quando c'è tempo, perché non sempre può avvenire questo, no? E quindi poi diciamo che vado a fotografare con una certa preparazione dello spettacolo, appunto per cercare di entrare nello spirito dello spettacolo, e quindi poi mi metto a fotografare già sapendo tutto. Il fatto che tu sai tutto dello spettacolo può limitare la tua creatività sullo scatto fotografico, nel senso che sei aderente alla poetica del regista e dello spettacolo, oppure c'è sempre la nota personale poi dell'artista? Ma la nota personale sicuramente, perché ovviamente una cosa è leggere sul copione, è una cosa è quando un attore te la interpreta, anche perché io fotograferei tutte le repliche, perché ogni replica è diversa, ovviamente, no? Che essendo al teatro c'è sempre una modifica, è una cosa diversa dalla sera precedente. Come ti muovi tra i campi lunghi e i primi piani, i piani americani? Allora, io cerco di non falsare la prospettiva dello spettatore per quanto riguarda le fotografie teatrali. Però ovviamente faccio dei campi lunghi, perché io voglio documentare tutto, no? Dalle scene ai costumi, alle luci, oltre che agli attori. Quindi faccio campi lunghi, faccio piani americani, faccio primissimi piani, anche se riconosco, ci ho riflettuto su questo pochi giorni fa, che c'è stata una evoluzione, no? Sia tecnicamente ovviamente, no? Quanto esteticamente per quanto riguarda il teatro. Adesso, senza voler nulla levare agli attori straordinari che abbiamo anche oggi, ovviamente quando mi capitava di fotografare Edoardo cercavo di fare i primissimi piani, quando mi capitava Gassman era una goduria. Con Albertazzi altrettanto, la Melato per esempio, io la maggior parte delle mie fotografie della Melato sono dei primi piani, per dire, no? Adesso un po' di meno, un po' perché appunto è cambiata l'estetica fotografica a teatro, è cambiato il teatro anche come proposte, no?
E quindi cerco di fare molte più inquadrature di totali, di campi larghi. Di Edoardo quali spettacoli hai fotografato? Ma di Edoardo ho fotografato, adesso vabbè, l'ultimo è stato Gli esami non finiscono mai, ma ho fotografato una Santarella, ho fotografato Le voci di dentro, ho fotografato... Con lui hai avuto un contatto, diciamo... un dialogo, oppure lui era schivo? Vabbè, lui era molto schivo, direi, però io ero riuscito a, appunto, a dialogare con lui, tant'è vero che conservo tantissime fotografie fatte in camerino, molto poco in scena perché lui non voleva fotografare fotografie. E tant'è vero che poi, quando lui ha, diciamo, ha deciso di smettere e ha passato il testimone a Luca, al sì. figlio, mi chiama in camerino e mi dice testualmente, dice: senti Tommaso Lepera, mi chiamava, io, e poi mi dava del lei, io vorrei che le fotografie alla compagnia di Luca le facesse lei, però... Dico adesso che gli deve far pagare poco. Quindi non si smentiva mai. No, no, assolutamente. Alla fine. Senti, molte foto sono state pubblicate dalla casa editrice Manfredi, mi sembra, su alcuni attori importanti. Sono usciti 5 volumi, mi sembra. Sì, ma precedentemente io ho fatto tanti libri di teatro, perché io vorrei che questa gente che veramente dall'anima per il teatro, parlo degli attori, parlo di tutti quelli che frequentano il teatro, io la mia la considero una missione, perché vorrei che questa gente che veramente straordinaria, parlo degli attori e, come dicevo prima, di tutti quelli che frequentano il teatro, vorrei che rimanesse una memoria storica. Anche perché vengono dimenticati tutti con una facilità enorme. Esatto. E quindi io più anche che... di Carmelo Bene non parla più nessuno. Parla più nessuno. Ma perché parla qualcuno ancora di Albertazzi? No. Ma dello stesso Gassman. La Morricone, per esempio, la maggior parte della gente di adesso non sa neppure chi è. Ma anche all'università se si certo. chiede chi è Aldo Fabrizi non lo conosco. Addirittura neppure i Manfredi conosco. Sì, sì, il tempo vola fa dimenticare tutto. Certo. E siccome io ho avuto la fortuna di fotografare tutti questi varie volte, no? Sto cercando di portare avanti e di perpetuare la loro memoria proprio attraverso le pubblicazioni. Ho fatto tanti, tanti libri, fortunatamente, ho fatto una collana che ancora non è finita, però spero di portarla avanti, per autori teatrali, quindi ho fatto Pirandello, ho fatto Shakespeare, ho fatto Goldoni, adesso spero di fare Molière. Parallelamente però ho fatto per esempio un libro molto curioso sull'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, sulla Servio d'Amico, no? Tu non l'hai visto quello? No, no, quello no. Ecco, che sui saggi che io ho fotografato, e quello è molto curioso perché se si vanno a sfogliare queste pagine di questo libro, allora ci si rende conto degli attori, che sono usciti fuori, capito? Esatto. E questo è molto... C'è pure Favino. Certo, certo, sì, sì, Favino, c'era Luca Zingaretti, c'era... Erlitzka, c'era appunto insomma tutta la secondo te la diciamo la mancanza di grandissimi maestri tipo Silvio D'Amico e Orazio Costa è stata deleteria per la formazione in accademia, oppure ci sono grandi maestri anche adesso? Io di solito non faccio mai confronti con quelli che sono stati con quelli da adesso. Però posso garantire che anche adesso dall'Accademia Silvio D'Amico escono veramente degli attori straordinari, anche adesso. Certo, purtroppo ce ne sono tanti di attori in Italia, no? Quindi ovviamente non hanno anche modo... individuarli. Poi. Certo, anche perché non hanno modo di esprimere la loro arte, esatto. Così come facevano altri, i primi, no? Perché sì. c'erano di meno, quindi... Anche bisogna andarla a trovare nei teatri minori, che sono una specie certo. di cantine di sì, notte. Sì, certo. Perché però... i teatri ufficiali magari non ci vanno perché certo, non incassano di meno. Non hanno ancora il nome, quindi certo, però come ripeto io per esperienza diretta posso affermare senza ombra di dubbio che ancora oggi, che anche oggi sono degli attori straordinari.
Io nel Volevamo parlare di Manfredi, della casa editrice Manfredi. Tu no, hai questo stavo accennato, dicendo, cioè. tra i volumi della casa editrice Manfredi che sono dedicati a Calenda, Allora, Proietti, sì. Proietti abbiamo pubblicato Mariangela Melato, abbiamo pubblicato Proietti, abbiamo pubblicato Gabriele Lavia, abbiamo pubblicato Il teatro di Antonio Calenda. Abbiamo pubblicato Tato Russo e adesso abbiamo altri progetti, speriamo di poter andare avanti perché è un po' un percorso abbastanza difficile perché ormai, cioè adesso l'editoria è un pochino, come dire, viaggia in modo un po' appannato e affannoso, però abbiamo dei progetti che speriamo di portare avanti. Quella è veramente delle edizioni molto eleganti e poi mettono in evidenza il tuo modo appunto di fotografare perché sono l'uno diverso dall'altro e si adattano alla poetica e alle caratteristiche anche dell'attore Del di cui si personaggio, parla. Per certo. esempio, per quanto riguarda Tato Russo, hai messo in evidenza quella che è appunto la bellezza femminile che si identifica proprio con la stessa Napoli nei suoi spettacoli, che sono, come dicevamo sempre, di una grande visionarietà. E sono di un'eleganza e di una raffinatezza quasi barocca che è lo mette in una posizione di grande preeminenza tra i registi italiani. Sì, assolutamente, ma non soltanto come regista, ma secondo me anche come attore, come commediografo, come musicista. Ecco, Tato Russo è uno che è un teatrante a tutto tondo, sa fare tutto, fa tutto e lo fa veramente in modo mirabile, perché appunto come dicevi tu, Tato Russo è un visionario, quindi crea questi spettacoli straordinari. Dove vieni rapito, letteralmente rapito. Io per esempio avevo visto 10 volte la sua tempesta, lui ha messo in scena parecchie volte la tempesta, però voglio dire, uno rimane veramente a bocca aperta, ma non soltanto la tempesta, ecco, Le Tato Russo. tue fotografie sono esplicative al massimo, sono veramente belle in quel volume. Poi sei riuscito anche a mettere in evidenza quella che io definisco la sospensione fisica di Mariangela Melandro, cioè è un'attrice che sembra quasi volare sul palcoscenico, non calpestarlo, quindi di una leggerezza recitativa e anche fisica notevole. Beh, ma Mariangela era unica, unica. Non a caso io l'ho definita, forse tenendomi anche le antipatie di sue colleghe, che dopo la Duse è stata la più grande attrice del Novecento. Mariangela veramente volava, come dici tu, no? Sul palcoscenico, riusciva a interpretare tutti i ruoli con una leggerezza assoluta. Poi era veramente, anche nel privato, era di una solarità sempre sorridente, Poi molto sempre. rigorosa e è stata quasi perfetta anche nell'accettazione della malattia e della morte. Sì, a parte quello, ma Mariangela, lei arrivava quando doveva affrontare uno spettacolo, arrivava al primo giorno di prove, quando ancora si prova in tavolino col copione, lei sapeva già tutta la parte. Quindi non leggeva nemmeno il copione, Grande sin dal primo professionista. giorno, sì. Lei si immedesimava tanto nei suoi personaggi che veramente poi diventava Filomena Marturano, poi diventava la Dame Chef Maxime, diventava insomma tutti i personaggi. Lei diventava proprio il personaggio, non lo interpretava. Poi di Quindi. alcuni attori come Proietti, per esempio, Erlizca, Eero Spagni, a te è piaciuto molto riprendere, tra virgolette, le smorfie, che sono pure le mimiche facciali completamente diverse l'una dall'altra, per mettere in evidenza la bravura. Beh, le espressioni più che appunto le smorfie, no? Perché siccome io dunque quando fotografo uno spettacolo non levo mai l'occhio dal mirino fotografico, quindi seguo È tutte le espressioni. stancante Come? anche. No, no, vabbè, bisogna vedere con quale spirito si fa. Ecco, io vengo invitato parecchie volte, spesso, spessissimo, a vedere spettacoli anche senza fare Fotografare. fotografare. Beh, io devo dire che mi diverto molto di più e capisco molto di più lo spettacolo quando lo fotografo, perché appunto non levando mai l'occhio dal mirino riesco a seguire tutti i movimenti, tutte le espressioni, tutte le parole. Quindi per me quello è molto più comprensibile che non vedere lo spettacolo seduto su una poltrona in platea.
Secondo te la fotografia dovrebbe essere una disciplina da introdurre almeno nei licei e nelle università, cioè come strumento di formazione può essere utile? Ma assolutamente sì, come sarebbe utile veramente inserire anche addirittura dalle elementari la lezione sul teatro, la storia del teatro. Sì, la fotografia sì, assolutamente, perché è stata definita la settima arte, non a caso, no? Perché ormai, poi ormai adesso, no? Tanto più adesso che è facilissimo fotografare con queste nuove tecnologie. Quindi sì, assolutamente. Tu hai fotografato circa 4.500 spettacoli e sei molto fiero del tuo archivio, in quanto ritieni che l'archivio, come un museo, è la memoria del futuro. Certo. Dunque io sono, come dire, ho tutti questi spettacoli perché io ho sempre fotografato in modo maniacale, infatti io la mia la chiamo proprio una deviazione mentale, no? Perché una passione. sì, una passione. Non ti stanchi no? Nemmeno. La passione è per umani, io secondo me la mia è proprio disumana. Sì. Niente, ho potuto come dire, accumulare questa grande mole di spettacoli, appunto, in primis perché per la mia passione. Poi io voglio dire che se uno spettacolo mi piace, anche se non mi viene richiesto il servizio fotografico, pur di averlo in archivio, pur appunto di conservare una memoria di quello spettacolo, di quell'attore, lo vado a fotografare lo stesso, anche se non mi viene chiesto il servizio fotografico. Con la diminuzione dei grandissimi attori, le riprese dei primi piani sono diminuite a vantaggio del campo lungo? Sì, certo, anche questo è vero, perché ovviamente non avendo più Edoardo, non avendo più Gassman, Albertazzo, la Morricone, però ciò non toglie che è cambiata proprio la mentalità estetica, no? È cambiato proprio il sistema di fotografia, è cambiato anche il sistema di teatro, proprio il teatro è cambiato. No, però non in peggio, No, lei è un'evoluzione. Certo. Infatti certo. Con Ettore Scola, quando parlavamo appunto della decadenza di artistica, tra virgolette, nel senso del cinema, della letteratura nel mondo contemporaneo, lui diceva che nella vita, come te, diceva che nella vita ci sono i ricorsi certo, storici, certo, per cui questo certo. È un momento da cui si nascerà poi una nuova tendenza. Ma sì, una nuova... sicuramente. Certo. Senti, mi ha incuriosito una certa Maria Ines Aviletti che definisce una foto un sostituto feticistico della presenza. Tu sei d'accordo con questo aggettivo leggermente pesante, feticistico della presenza? Non so che cosa abbia voluto dire, però beh, feticistico no, perché scusa? No, perché lei molto probabilmente, perché è veramente un'espressione da capire, no? Considera la fotografia un elemento di piacere, però di tipo feticistico, ma non è, secondo me non è mai feticistico, ma no, perché è quasi patologico. Certo, sì, assolutamente, no, non sono d'accordo. Quindi invece, secondo me, penso che sei d'accordo, lo scatto fotografico è quell'immagine sospesa di un movimento che però ne esprime l'anima. Nelle mie ricerche poi... di critica teatrale ho trovato alcune volte delle immagini fotografiche che mi hanno illuminato sul modo di interpretare quella parte oppure quell'opera da parte dei grandi attori e anche dei registi. Certo, su questo sono assolutamente d'accordo, perché nulla togliendo al valore di un video, di un filmato, secondo me, ma non soltanto secondo me, tu me l'hai appena detto, una sola fotografia di scena può raccontare un intero spettacolo. Esatto, infatti il titolo di questa intervista sarà Il teatro in uno scatto. Ah, ecco, vedi. nel senso, se vuoi ampliare il concetto? Ma no, nel senso che appunto, mentre, come si sa, il filmato va via, quindi non si ha modo di metabolizzare un'immagine teatrale, che se vuoi è un'immagine fissa, ognuno è un'immagine fissa, con una fotografia invece è completamente diverso, perché uno ce l'ha in mano, se la può vedere, se può appunto affinare lo sguardo sulle scene, sui costumi, sugli attori, quindi, ma non lo dico soltanto io, le fotografie di scena
sono per uno spettacolo insostituibile, è necessaria perché è l'unica cosa che rimane se tu analizzi, perché di uno spettacolo teatrale non rimane assolutamente niente, perché una volta finita una compagnia, cioè lo spettacolo si... ormai non si riprende più per una seconda o una terza stagione, quindi una volta finito lo spettacolo non si sa più nulla. No, gli attori ovviamente cercano altre, altre scritture, le scene vengono buttate al macero, i costumi tornano in sartoria, quindi di quello spettacolo, bello o brutto che sia, non rimane assolutamente niente, esatto. Appunto, se non qualche critica, qualche locandina da cui devi ricostruire, certo, poi... E appunto quando vengono fatte, ormai non si fanno più le fotografie di scena, appunto le fotografie di scena proprio a testimonianza di quello che è avvenuto in una manciata di minuti su un palcoscenico. Esatto, infatti di grandi attori dell'Ottocento tipo Rossi e Salvini, oppure anche quelli della prima dell'Ottocento, Garavaglia, Zacconi, si sa pochissimo degli spettacoli. Per esempio dell'Amleto di Zacconi non ci sono né recensioni teatrali né fotografie, sì, certo, mentre invece certo, qualcuno certo. Abbiamo di Petrolini, sì, che, Petrolini quindi sì, ti fa capire certo, subito quel certo, tipo di, no, certo. Di anche interpretazione. Anche se non so se hai notato, ma sicuramente l'avrei notato, all'epoca erano tutte quante fotografie statiche, esatto. Erano fotografie in posa, perché un po' per i materiali, un po' per il concetto di fotografia, un po' per il concetto di teatro dell'epoca, erano tutte quante fotografie posate. Ma a proposito di immagini, stavo pensando che l'immagine, un fotogramma, no, di uno spettacolo, hai ragione, rende più del video dello spettacolo, è come l'eternità sintetica della sospensione nel presepio. Quando tu trovi un pastore con un certo movimento, in quel gesto fisso, sospeso, c'è la dinamicità del divenire del personaggio. Quindi è proprio, è quasi, alcune volte è più esplicativa un'immagine sola che tutto il movimento di tutto, sì, lo spettacolo. Sì, certo, certo. Infatti sono d'accordo con quello. Certo. Tu sei invisibile in scena. Sì, me lo dicono tutti, anche se quando mi è possibile salgo sul palcoscenico, però sempre che non dia fastidio tutti quanti mi accettano. Quindi, le foto le fai in una prova? C'è l'Avia, una curiosità, no? Che abbiamo sempre con l'Avia, io collaboro con l'Avia dagli inizi, dalla sua prima regia, no? E lui mi contesta sempre il fatto che io faccio più primi piani che non ho i campi lunghi, no? Poi in effetti quando si rende conto che per le pubblicazioni, per le recensioni, tutti chiedono primi piani, soprattutto quando ci sono personaggi come l'Avia, dice però c'hai sempre ragione tu. Senti, una curiosità mia, che cosa sono cose che magari tu non fai i posati nella fotografia? Ma appunto sono le fotografie che si facevano una volta per gli spettacoli, no? Quelle statiche? Sì, quelle statiche, sì, c'era all'epoca, come ripeto, c'era una limitazione dei materiali sensibili perché non c'era la tecnologia da adesso in fotografia, quindi e poi appunto si facevano quelle, c'era il regista che localizzava quei 5-10 momenti dello spettacolo, quindi durante una prova fermava gli attori e c'era un fotografo che scattava le fotografie, e quelle sono posate. Per un certo periodo sono stati fatti anche in epoca moderna, perché siccome è difficile lavorare in teatro perché generalmente c'è pochissima luce, quindi fino a qualche anno fa tutti i giornali chiedevano fotografie sempre molto luminose. E allora alcune volte si facevano questi cosiddetti posati, appunto in posa, fermando lo spettacolo, mettendo più luce e fotografando queste... Ma l'occhio, come diceva Goethe, vede solo ciò che la mente conosce? Sì, secondo me sì, assolutamente. Quindi anche la preparazione, diciamo, iniziale, il contatto con gli attori, con il regista, eccetera, è molto importante per vedere meglio lo spettacolo in relazione poi alle proprie caratteristiche espressive. Certo, assolutamente. Fotografare e mettersi sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore. Vabbè, non so se adesso posso rispondere a questa cosa, sono in grado, però secondo me soprattutto tutte le cose ovviamente, no? Però fotografare il teatro è qualcosa che devi avere dentro,
Quindi devi fotografare non soltanto con l'occhio fotografico, ma anche con la mente, col cuore, assolutamente, perché questo è un genere di fotografia che puoi fare solamente se hai una profonda conoscenza del teatro, oltre che della fotografia, ma devi assolutamente amare in modo proprio eccessivo la fotografia e il teatro. Tu sei sempre proiettato verso il futuro. La fotografia successiva è sempre più bella di quella precedente. Assolutamente, infatti parecchi mi chiedono, dice, qual è la fotografia che ti è rimasta nella mente, nel cuore. Io francamente ho fotografato tantissimi spettacoli con milioni di immagini, però se dovessi essere veramente, se devo essere sincero, non mi affeziono alle immagini, non mi affeziono agli spettacoli. Io sono molto più proteso su quello che farò domani, non su quello che ho fatto ieri. Quello è fatto ormai. Infatti, anche io sono così. Ti ringrazio qui, mentre ti intervisto, delle foto che hai regalato alla rivista Teatro Contemporaneo e Cinema, la bellissima foto di Zeffirelli e quella di Cinieri. Senti, per concludere, la fotografia ha qualche attinenza con la vita? Cioè, in fondo la vita umana è fatta da una serie infinita di fotogrammi, no? Se noi dovessimo mettere insieme tutti i fotogrammi di una vita sarebbero migliaia. Le tue fotografie sono anche la storia del teatro? Beh, io spero di sì. Il mio scopo è quello, appunto, no? Quindi se ci riesco vuol dire che ho saputo fare le fotografie, però è assolutamente indispensabile, come dicevamo prima, che rimanga una memoria della vita, oltre che degli spettacoli. Quindi la fotografia è l'espressione di un fotogramma della vita, o di tutta la vita? Di tutta la vita. L'unica cosa è che adesso purtroppo c'è, cioè, con l'avvento del digitale, cioè la mia concezione è che la fotografia, con la fotografia devi avere anche un contatto fisico, quindi ancora oggi io le stampo le fotografie, adesso con la tecnologia digitale purtroppo non si stampano più. Però tu ti sei adattato molto nel passaggio dall'analogico al digitale. Beh, è inevitabile, no? Certo, il passaggio dall'analogico al digitale per me è stato traumatico, perché ho dovuto cambiare tutta la mentalità, sia tecnica che estetica, della fotografia. Però adesso francamente non sono ormai 10-12 anni che uso il digitale, però adesso non tornerei più indietro, assolutamente. Una domanda di tipo emotivo-sentimentale: man mano che ti sei addentrato nelle profondità delle tecniche fotografiche, ti sei avvicinata ancora di più alla figura di tuo padre? Beh, devo dire di sì, perché mio padre era una persona eccezionale. Tu pensa, io sono molto limitato nelle mie cose, perché io so fare soltanto fotografie. Se tu mi dici di abitare una lampadina, no, assolutamente no. Sono quasi uguale. No, niente, non ho altri interessi. Io per esempio non ho mai frequentato sport, anche per mancanza di tempo, francamente. No, ma non mi interessano altre cose. Tant'è vero che se a me, ma anche fotograficamente parlando, io non so fare un altro genere di fotografie. Se uno mi dice guarda che bel paesaggio, che bel tramonto, ma io non riesco appunto da farlo. Esatto, perché ti sei settorializzato. Assolutamente, no, sono... Cioè la cosa bella è che tu hai fatto proprio il mestiere che volevi fare. Sì, assolutamente, sì, su questo sono d'accordo. Però è un mio limite questo, perché se mi si presenta una cosa bellissima io non riesco, magari tecnicamente mi viene pure bene, però non trasmette niente. Ma tu ti puoi autodefinire felice? Assolutamente sì, certo, sì, senza ombra di dubbio, perché c'ho una vita familiare tranquilla, con tanti figli e tanti nipoti, ho fatto quello che volevo fare nella vita, ma che vuoi di più? No, volevo ritornare a mio padre, stavo dicendo, io so fare soltanto questo, soltanto, almeno penso di saperlo fare. Mio padre invece era un genio in tutto. Mio padre sapeva fare veramente tutto. Infatti lo chiamavano tutti quanti in paese, ha montato, che so, l'orologio della chiesa, lui sapeva riparare benissimo gli orologi, ma
cioè non c'è niente che non sapesse fare. Era veramente un personaggio interessante, sì. Non ho mai pensato di farci un piccolo... Hanno fatto parecchi saggi, hanno fatto anche delle tesi di laurea. Lui addirittura c'era in paese, c'è stato un periodo che quando c'è stato, come dire, il disboscamento della Sila, no? Lui, che sono arrivati addirittura i tedeschi, lui avevano messo sulla Sila per trasportare i tronchi e il carbone, due linee ferroviarie a scartamento ridotto. Beh, lui faceva il macchinista di una di queste due macchine. Non è facile dirne una, no? Senti, Tommaso, tra le persone ci sono le affinità elettive, no? L'amicizia è una forma d'amore guidata dall'etica. Sono molto contento di averti conosciuto, poi tra noi due c'è stata subito un'immediata empatia. Per me è stato veramente un piacere incontrare una persona veramente così disponibile e soprattutto un grande professionista della fotografia di scena. Grazie.